Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te, davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa, secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro casa di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. La presentazione del Signore, detta anche candelora. Che ci azzecca le candele, la candelora? Perché si fa questo rito che abbiamo compiuto prima? Perché vedete, oggi, come oggi, il 2 febbraio, l'inverno è a metà. Le giornate cominciano ad allungarsi. Ci sarà più luce da oggi in poi. Quindi ecco perché anticamente già i romani, i greci, celebravano questa festa dell'inverno che stava finendo e riniziava poi la bella stagione e lo facevano con delle luci che noi abbiamo rappresentato con le candele. La candelora è anche la presentazione al Tempio. Quando nasceva un bimbo, primogenito maschio, bisognava andare al Tempio e offrirlo al Signore. Cioè, Signore, ti ringrazio che mi hai dato questo figlio, te lo offro. E si dava un piccolo omaggio al Signore, una coppia di tortore o un animale più grosso se erano ricchi. Maria e Giuseppe erano poveri, hanno dato 2 tortore. E quindi ringraziavano in questo modo il Signore per il dono del bimbo, quindi la presentazione è proprio quella. Ma la presentazione è anche la festa della vita consacrata. Noi consacrati siamo stati presentati, per così dire, al Signore, ci siamo offerti al Signore, dire: Signore, eccomi qua, prendimi come sono, fai di me quello che vuoi, secondo la tua giustizia, e quindi c'è anche questo senso della vita consacrata che viene celebrata in questa festa. Fu Papa Gelasio I che disse: d'ora in poi
come il 2 febbraio, facciamo festa, non più la festa pagana della luce, ma la festa cristiana della presentazione. È luce delle genti, Cristo luce delle genti. No. Ed è anche la purificazione di Maria. Dice, ma perché Maria era impura? Diciamo madre purissima, madre castissima, come fa a essere impura Maria? Se voi pensate, per gli ebrei, quando si entrava in contatto col sangue, Maria ha partorito, si diventava impuri, cioè il sangue era impuro in quanto apparteneva al Signore. Allora bisognava fare un piccolo rito di purificazione, ecco qui la purificazione di Maria, secondo la legge. L'Evangelista ripete tante volte, secondo la legge del Signore, hanno adempiuto la legge del Signore fino in fondo. Proprio per questo Maria si è purificata dal sangue e quindi è tornata a essere normale, in una condizione rituale normale. Questo è un po' il senso di tutto questo. La luce dell'inverno che sta tornando verso la primavera, verso l'estate. Maria che si purifica, quindi secondo la legge offre al Signore il primogenito Gesù, quindi bella festa anche questa, e poi noi consacrati ringraziamo il Signore per quanto abbiamo fatto, possiamo fare, per quanto faremo, poco tanto, quello che il Signore vorrà. Sia lodato Gesù Cristo.